Nel 90% dei casi gli inizi sono sempre belli, no? C'è grande entusiasmo, ci sono tutte le magliette uguali, grande presenza della società, di tutto, per cui la prima settimana è difficile sentire proprio dire no, è una roba che non può andare. Tutti si sforzano di capire, tutti si sforzano di giocare con i compagni, di essere squadra, e poi è il lungo periodo che ti dà le vere valutazioni. Per adesso mi ritengo soddisfatto perché abbiamo fatto una settimana abbastanza intensa di lavoro, buon ritmo, e a parte Palermo che ha avuto quei problemi di vesciche purulente ai piedi, per il resto siamo riusciti ad avere tutti allenati al 100%. Un po' di passione, un po' di entusiasmo, una squadra che sgabbia, no? Se lì 2 settimane che lavori, 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 la partita ti pulisce un po' la mente, speriamo di vedere del pubblico in tribuna e di offrire, almeno dal punto di vista delle idee, delle sensazioni, di dare da subito un buon feeling ai nostri tifosi. Beh, mi aspetto che vengano fuori i pregi e i difetti, per cui alla fine di un ciclo di amichevoli, magari le prime valutazioni le diamo alla fine del primo mese, cioè alla fine della quarta settimana, dove noi avremo giocato almeno 5 amichevoli a quel punto, perché abbiamo il torneo a Cervia e poi l'amichevole con Mantova e l'amichevole con la San Giorgese. Secondo me lì alla fine uno può iniziare a tirare un minimo di valutazione e dire è una squadra che sembra poter far bene questo, sembra poter far male quest'altro, per cui avere delle sicurezze su cui poggiare e dei difetti da provare a limare. Certo, più difensiva nel senso vorrei subire 42 punti, più offensiva vorrei farne 107 a partita e questa sarebbe la soluzione ideale. No, è una squadra diversa rispetto all'anno scorso, abbiamo forse meno catalizzatori di gioco. L'anno scorso avevamo due leader molto definiti della squadra che erano Di Bella, playmaker, che aveva il controllo della squadra, e Krubali, che era il nostro signore delle aree, diciamo, e tutto il nostro sviluppo del gioco era giocare le situazioni di pick and roll con questi due giocatori, con gli altri che si muovevano intorno. Poi, logico, gli infortuni hanno cambiato anche l'assetto della squadra, l'arrivo di Frassinetti a metà stagione ci ha dato anche qualcosa in più sul perimetro, però la squadra aveva preso quella, diciamo, definizione e parlavamo quel tipo di linguaggio. Adesso mi aspetto che il linguaggio sia un po' diverso, magari un pochino meno incentrato in una situazione specifica di gioco, su persone specifiche, ma che possa essere un pochino più corale da un certo punto di vista. Non che l'anno scorso non provassimo a passarci la palla, non ci fosse disponibilità, però vi erano caratteristiche definite e necessità tattiche da rispettare. Quest'anno spero riusciremo a essere un pochino più spalmati sul campo e un pochino più predisposti a toccare tutti la palla dentro l'azione. Io non credo che sia con la riforma dei campionati che si migliorino le cose, credo che sia con ben altre cose, a partire da tutto un lavoro sul settore giovanile, a partire da tutto un lavoro di regole, per cui io un po' che sostengo che non bisognerebbe più avere gli under, ma avere gli over nei campionati, per cui non dare una bolla di difesa ai giovani, ma dire a un certo punto ai giocatori over 30, di ognuno di voi ce n'è al massimo due o tre in ogni squadra, secondo, poi sarebbe da studiare, adesso lo sto facendo un po' così alla larga, e far giocare i giovani, perché noi li proteggiamo fino a 23 anni, poi a 24 non li dimentichiamo, però alcuni arrivano fino a 30. E guarda caso arrivano fino a 30 quelli che non erano dentro questo contesto o sono stati toccati marginalmente da queste regole sugli under, per cui da questo punto di vista credo che sarebbe invece importante una revisione delle idee che gestiscono i nostri settori giovanili, dello sviluppo, dell'incentivo per i settori giovanili, e da lì partire anche poi dopo a guardare il sistema delle squadre senior. Io spero si arrivi, adesso non ce l'ho neanche ben chiaro, ma spero si arrivi a una due unica, magari un girone solo, e dopo sotto si riformino le varie categorie come una volta, la B1, la B2, adesso la B unica, come volete chiamarla, fatta però dove giochino solo italiani, la C dove giochino solo italiani, non la C con gli stranieri, la B con i giovani, la C1 puoi togliere i giovani, cioè, sembrano veramente dei compartimenti stagni per cui non c'è una programmazione da un campionato all'altro. La realtà che dovrebbe essere, insomma, in tutti i campionati definiti nazionali o comunque nei campionati che hanno uno sviluppo extraregionale, bisogna togliere stranieri. Io li toglierei in genere, voglio dire, a meno che uno dica se a livello amatoriale possono giocare a livello di prima divisione, promozione, va bene, ma dalla D in su giocano solo i ragazzi italiani nati e cresciuti nei nostri
settore giovanile, se uno ha dei soldi da investire, cerchiamo di spiegargli che è giusto non investirli nell'americano in Serie C, ma nel settore giovanile della sua società.